Offroshooter.com, siamo qui al campo di tiro di Lonato, nella stazione di tiro dedicata a Cesar Guerini, per presentare quella che è una, possiamo dire, una novità e certamente un prodotto che sarà assolutamente interessante per i cacciatori con il cane da ferma. Vediamo infatti qui una serie di cartucce con cui poi lo testeremo, lo proveremo in delle rapide sessioni di tiro che simuleranno quelle che sono le azioni di caccia che andremo a trovare, tipiche del cacciatore col cane da ferma. E quando parliamo di cane da ferma oggi è chiaro che parliamo di quaglie, fagiani soprattutto, ma quello che è la caccia ormai regina del cacciatore col cane da ferma, la beccaccia. E questo è un fucile dedicato espressamente alla caccia, alla beccaccia. Si apre la scatola delle meraviglie, lo splendido case rigido con cui l'arma viene venduta. Parliamo del Magnus Light che troviamo nella configurazione in calibro 20. Calibro sempre più adoperato dai cacciatori col cane da ferma. Sportivissimo, ultra performante, soprattutto poi come se in questo caso lo troviamo declinato in 20 Magnum, cioè il 20-76. L'arma si presenta immediatamente divisa nelle due parti fondamentali, il receiver, cioè quindi la bascula con il calcio e la canna con la stina. Molto bella, becco d'anatra, gli assemblaggi sono perfetti. E in un secondo l'arma è operativa, pronta per essere utilizzata. Prima però è opportuno fare sprecare due parole per quelle che sono le canne, che è uno dei leitmotiv più importanti di questa arma. Vediamo infatti che, come ogni fucile da beccaccia, presenta dei tubi molto lunghi. In questo caso abbiamo 61 cm e delle strozzature molto particolari. La prima è raggiata, quindi è, vediamo, Dario, se mi vieni più vicino possibile con la cosa, vediamo che non alloggia degli strozzatori intercambiabili, perché appunto la canna è raggiata, quindi sempre per il tiro ravvicinato, per lo short range, per aprire il più possibile le rosate, visto che esplodiamo i nostri colpi, il nostro primo colpo di prima canna sempre a distanza molto ravvicinata, e la seconda canna invece che alloggia degli strozzatori intercambiabili. Ecco qua il set completo, distrozzatori intercambiabili con chiavetta di montaggio e smontaggio con cui l'arma viene servita, venduta. La costruzione non può essere più classica, cartello ornamentali per ovviamente batterie corte, il resto tutto quello che ci si può aspettare dalla qualità di Cesar Guerini. Straordinaria la cosa che prima di tutte si prova imbracciando quest'arma è un'assoluta leggerezza. L'arma è veramente leggerissima, non supera i 2,5 kg e soprattutto una bilanciatura straordinaria, cosa che poi ci avvantaggerà in una situazione molto importante. Sparando non darà dei rinculi troppo punitivi, pur essendo un'arma estremamente leggera. L'andremo a provare quindi per quello che è, prima di tutto, rapide sessioni di tiro simulanti, quaglie che partono dalla ferma del cane, fagiani esterne che partono dalla ferma del cane. Le munizioni saranno ovviamente adeguate, quindi avremo 11 con borra feltro e 10 per prime e seconde canne da quaglie, e poi proveremo con dei 5, che è una cartuccia un po' proteiforme, per la caccia al fagiano, in questo caso anche con una forte grammatura, 30 grammi. Siamo in un campo di tiro, e quindi protezioni sempre necessarie, occhiali, e al posto delle solite cuffie, visto che poi a caccia è difficile andarsi con delle cuffie, nuovissimi, straordinari auricolari protettivi di Shot Hunt, che funzionano, potremmo dire, per giocare con le parole, in una maniera molto semplice e facile da comprendere. Sono una sorta di Viagra profilattico, mi spiego perché. Amplificano tutti quelli che sono i suoni deboli che noi troviamo nella natura, nello svolgere la nostra attività venatoria. Per esempio, quando aspettiamo i tordi al valico, oppure aspettiamo un cinghiale, lo sentiamo sfrascare anche se abbiamo perso un po' di udito. Appunto, ci potenziano l'udito, e di colpo, quando arriva un rumore violento, forte, come quello dello sparo, viene immediatamente soppresso per evitare i danni ai timpani e al nostro apparato auricolare. Una cosa che è davvero molto, molto importante.
Come dicevamo, quindi, prima di tutto indossate auricolari e occhiali di protezione. Andremo a simulare qualche sparo che, come dicevamo, saranno quaglie, fagiani, starli. Poi ovviamente il piatto forte, dove proveremo il fucile in tiri simulati in un campo diverso da questo, attrezzato per lo skeet, sui tiri tipici del cacciatore col cane da ferma che va a beccaccia, appunto, tiri da beccaccia. Oh! Vai! Come dicevamo, la prima cosa che salta subito all'occhio è lo splendido equilibrio dell'arma. Ovviamente non è un'arma fatta per sparare a distanze lunghissime, eppure siamo riusciti anche ad ingaggiare di seconda canna dei piattelli molto lontani. È un fucile perfetto per quello per cui è nato, cioè la caccia con il cane da ferma per i tiri ravvicinati, brucianti, distinto, come appunto si vede manca anche un mirino punto rosso, cioè abbiamo soltanto un semplice pallino d'ottone classico e tradizionale, fatto per l'appunto per i tiri di imbracciata, per i tiri di stoccata, quelli che sono i tiri tipici della caccia alla beccaccia. Li abbiamo visti su tiri che simulavano quaglie, fagiani, starne, molto più veloci di quaglie, fagiani e starne. Adesso andremo a provarlo su quello che appunto dicevamo essere la sua caccia principale, quella per cui è nata, la beccaccia.